attiva. Poi ci sono stati alcuni risultati amichevoli, come gli Emirati Arabi Uniti hanno vinto 6-1 col Bangladesh e l'Iraq ha vinto 0-1 con la Siria, quindi è riuscito a vincere. In Portogallo il Rio Ave ha vinto col Marítimo 1-0 e questo ha portato poi alcuni risultati così sparsi. Lo Sparta Mosca ha vinto 4-0 con l'Anzi, mentre il Rangers Glasgow ha perso 3-2 col Falwijk. E in Coppa Libertadores Club National Palmeiras 1-0, Deportivo Cali Racing Club 2-2, UNAM Deportivo Táchira 4-1. Questo ci dà la possibilità di partire subito col sabato, che poi farò un focus su quello che è successo nel campionato di Serie A. Però si parte con la Ligue 1, dove sottolineo il 5-1 dell'Angers sul Lorient e Lyon ha vinto 2-0 sul Nantes e Saint-Étienne 3-0 sul Montpellier. In Bundesliga si è giocata il Bayern, che ha vinto ancora 1-0 sul Köln. L'Hertha Berlino ha vinto 2-1 su Ligoslede e il Francoforte su Hannover 1-0. Everton Arsenal 2-0, Chelsea West Ham 2-2, Crystal Palace Leicester City 0-1, Watford Stoke City 1-2, West Bromwich Norwich 0-1, Swansea Aston Villa 1-0 per il campionato Premier League. Serie B, Lanciano Cesena 2-0, Latina Brescia 2-2, Modena Como 1-2, Novara Bari 1-2, Perugia Salernitana 1-1, Provercelli Ascoli 1-1, Trapani Livorno 1-0, Vicenza Cagliari 0-2. In Eurodivise, il 3-1 del Feyenoord su campo del Grassfish dà la possibilità a questa squadra di fare una bella goleada. In Spagna, Girona Atletico Madrid 2-1, Granada Vallecano 2-2, Real Sociedad Las Palmas 0-1, La Coruña Levante 2-1, Betis Malaga 0-1. Poi si va subito quindi a sottolineare questo risultato: il Belgrano ha perso 2-3 col Vélez Sarsfield in Primera Divisione. Ancora risultati dall'Austria: Austria-Vienna 0-0 contro il Wolfsberg, il Sturm Graz perde 1-0 con l'Admira e il Salisburgo vince 2-1 col Mattersburg. Un po' in campionati. Così poi in Europa c'è da sottolineare questa bella vittoria del Ludogore sul Beroe e del pareggio tra Slavia Sofia e Leski, che sono una delle più importanti squadre, sono la seconda e la terza forza secondo me del campionato bulgaro. A Cipro l'Omonia di Nicosia ha vinto 2-1 su Salamis, mentre l'Apollon vince 4-1 sulla Nortosis. Poi ancora altri risultati sparsi. Si va subito, quindi per esempio, si è giocato molto in Grecia, dove il Panathinaikos ha vinto 4-0 sull'Heracles, la squadra di stramaccioni riesce ancora a vincere e stupisce, anche perché secondo me è un buonissimo tecnico e avrebbe potuto fare veramente anche bene qua in Italia. Napoli Tel Aviv in Israele vince 3-0 sul Saba, Lega Pro Girone A. Sul Tirol Gianni Ermiglio 0-1, Cuneo Reggiana 1-2, Ferrarpi Salò Albinonese 3-1, Cremonese Pro Piacenza 1-0, Pordenone Padova 2-1, L'Aquila Pisa 0-0, Macerata Tese Pistoiese 1-1, Savona Tutto Cuoio 1-2, Arezzo Teramo 0-0, Sant'Arcangelo Ancona 0-2 per il gruppo B. Gruppo C, Castelli Romani Cosenza 0-2, Messina Melfi 1-0, Paganese Benevento 0-1, Foggia Ischia 4-2, Juve Stabia Matera 1-1. Ancora altri risultati, si va per esempio in Marocco nella Botola Pro, la Rai di Casablanca vince 2-1 sul Oceima. E la Taipei cinesi, come amichevoli internazionali, hanno vinto sul Guam per 3-2. Quindi per chi fosse interessato a questo tipo di partite, come me, ci va a nozze. Viareggio Cap, Accademica Pandev, Spezia 2-4, Atalanta Muana 2-1, Deportivo Camieros Crotone 3-1, Empoli Perugia 1-0, Feyenoord Palermo 1-1, Inter Apia Tigers 5-0, Juventus Liaci New York 6-0, UNAM Sassuolo 1-3. Ancora un po' di campionati in Primera Liga: Sporting Lisbona Arouca 5-1, Setúbal Porto 0-1. Poi si sostiene la vittoria dello Steaua Bucarest in Romania contro il Viteborg, mentre in Scozia il solito Celtic vince 1-0 sul Kilmarnock,
poi si sottolinea ancora un po' di risultati. Per esempio, parte il campionato della Sud Corea, come vi ho detto scorsa puntata, la K-League Classic si chiama, Suwon City, Sunan 1-1. In Svizzera, Thun, Lucerna 1-1, San Gallo, Ingoboss 2-3, mentre il Malmo in Svezia vince 2-3 col Kalmar. Quindi ormai i campionati qua tra un po' finiscono, tranne quelli nordici, che sono probabilmente sono quelli che iniziano anche più interessanti dal punto di vista. Beşiktaş ha vinto 1-0 su Lanyaspor, mentre il Trabzonspor vince 1-0 sul Sivasspor. E si va a chiudere praticamente il sabato prima delle due focus con Villa Teresa Sisley 1-0 in Uruguay e Phoenix Rentistad 1-1. Il New York City perde con l'Orlando City 0-1, mentre il Chicago Fire fanno 0-0 con Columbus Crew. Quindi buona partita sicuramente. Dopo si va subito a partire invece con Empoli-Palermo, partita comunque abbastanza un po' fiacca. E si va anche con questa sfida che ha visto Roma-Inter pareggiare.
Eccoci qua tornati con le partite di sabato. Empoli-Palermo 0-0 è stata un po' una partita un po' noiosa anche da un punto di vista. Paredes è stato ammonito insieme a Yaya Aloe e Bentivegna. Un Palermo che ormai deve proprio salvarsi col rotto della cuffia se si salverà. Skrupowski, Rui, Costa, Tonelli, Laurini, Zielinski, Paredes, Croce, Saponara dietro Pucciarelli e Maccarone per un 4-3-1. 1-2 però. Vorrei spendere qualche parola per Giampaolo che secondo me ha fatto una bella stagione all'Empoli, veramente una buonissima squadra che gioca anche.